Associazione Giorgio Zanolli Editore presenta Premio Rondinella d'Oro 2022, con il patronato di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Brescia. Quella rondine sul petto, io ce l'ho nel cuore, sai, e mi sembravano volare lì dal campo fino al blu, blu, nel cielo blu, Brescia è nel... Con il patronato di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Brescia, Rondinella d'Oro 2022, ogni lunedì alle ore 22, solo su Well TV. Buonasera a tutti. Siamo qua fuori dal Rigamonti, abbiamo visto Brescia-Parma, una partita molto intensa tra due squadre in salute. Le rondinelle sono riuscite a portare a casa i tre punti giocando una partita d'attacco molto gagliarda. La squadra ha preso subito campo fin dai primi minuti, ha cercato di sbloccare il risultato per tutto il primo tempo, si è trovata di fronte a un Parma arroccato in difesa, che ha cercato di colpire in contropiede. Per fortuna che la mira è risultata un po' scarsa per gli attaccanti avversari. La partita poi si è sbloccata con una grandissima azione corale del Brescia, con un assist finale di Bisoli per Moreo, che ha tirato una stoccata, praticamente un calcio di rigore a palla in movimento, e abbiamo sbloccato la partita. Poi i cambi hanno dato un po' di supporto al finale delle rondinelle, che sono riuscite a portare a casa tre punti fondamentali. Adesso ci aspetta la trasferta di Monza, sarà la trasferta che deciderà probabilmente il campionato. Ci troviamo a due punti dalla Serie A diretta, che è occupata proprio dal Monza e dalla Cremonese. Speriamo di avere un grande lunedì di Pasquetta in quel di Monza. Vi aspettiamo tutti a Monza, numerosi, per vedere questa partita. Forza Brescia, e io non ho sulasciato, però sono sempre stato un tifoso. Se vuoi te la do io, eh? Ma guardi, mi metto parecchio. Brescia soltanto. Bravo! Soltanto Brescia. Quindi posso farti un'intervista? Ok. Cosa hai pensato della partita? Ho pensato che era importantissimo vincerla, perché sono tre punti troppo importanti. Se vinci a Monza potrei veramente la serie. Quindi ci siamo? Ci siamo. Siamo ancora qua. Bravo. Grande rondinella d'oro, stasera grande vincita. Esatto. Un applauso ai ragazzi, un applauso ai ragazzi. Tre punti. Ce l'abbiamo fatta, vero? Fatta. Ok. Sei soddisfatto di questa partita? Molto. Molto. Anch'io. Un bacio. Liga. Ma era eSport. Allora, io sono qua con la signora Manola. La signora Manola, la signora Marianna. Signora. Signorina. E tu sei signor? Ligama. Ringraziamo il Brescia per la vittoria. Un applauso ai ragazzi. Tre punti portati a casa. Bravi tutti. È stato un piacere, signorina, buona serata. Brescia, com'è andata la partita? Ah, è stata una bella partita. No, soddisfacente, interessante. No, penso che sia stata fondamentale. Ok, sicuramente. Sicuramente. Quindi ci siamo, eh? Ci siamo sempre, sì. Su, like! Forza Brescia! Ciao, tutto bene? Com'è andata la partita? Stupenda! Stupenda? Ti sei divertita? Tantissimo! Ce la facciamo? Hai anche cantato? Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando tu dimmi per chi? Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, sotto il sole! Stai pregando?
Come ti chiami? Gabri. Gabri, piacere Manola. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Bacione. Vai. Allora, com'è andata la partita stasera? Ci siamo ancora ragazzi? Sì, 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 bella partita meritata. Quindi continuiamo? Allora, non lo so. Va bene. Comunque, siamo sempre al top, vero? Sempre, 11 leoni. Speriamo, 11 leoni, bravissimo. Speriamo comunque di andare in Serie A. Datemi 5. Forza BS. La rondine sul petto, io ce l'ho nel cuore, sai. E mi sembravano volare lì dal campo fino al blu. Blu nel cielo blu, Brescia è nel... Con il patronato di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Brescia, Rondinella d'Oro 2022, ogni lunedì alle ore 22, solo su Well TV.